Buonasera anche da parte mia, improvvisiamo oggi e lo facciamo con la Thai Box. Ne parliamo allora, prima di tutto con il maestro Sarayu. Buonasera. Buonasera. Poi ne parliamo con Tavi Baggi, buonasera, campionissimo. E ne parliamo anche con Kevin Martinetti, che è da poco nel mondo dell'agonismo a livello di Thai Box, giusto? Giusto, sì. Allora, cominciamo a capire che cos'è la Thai Box. Io sono a digiuno. Allora, prima di tutto, Thai Box, conosciuto anche come Muay Thai, ovvero in italiano box thailandese, appunto è uno sport nazionale thailandese, come in Italia il calcio, come altri paesi che hanno comunque il loro sport nazionale, no? Infatti è stato importato dalla Thailandia, fino alla nostra palestra, dalla Thai Boxing Bellinzona, che è ad Arbedo. Si tratta di sport da ring, combattimento, pugni, calci, gomitate, ginocchiate, con dietro naturalmente un lato molto importante, che è il lato culturale e la filosofia appunto thailandese. Sfatiamo subito il mito dello sport violento, non è così? Allora, lo sport violento diciamo che non è assolutamente violento, sicuramente i colpi, soprattutto a un certo livello, sono colpi veri, però ci vuole esperienza per arrivare fino a quel livello lì. E cioè, c'è dietro un grandissimo rispetto anche tra gli atleti, avversari soprattutto, e molta umiltà, dedizione. Ed è uno sport per tutti. È uno sport per tutti, assolutamente per tutti, da bambini a ragazze, ragazzi di tutte le età. Noi ad esempio in palestra abbiamo fino a 50 anni. Ah, proprio vengono anche le donne? Vengono diverse ragazze e anche ragazzine, tra virgolette, sotto 16 anni. E verrò anch'io, ovviamente, visto che mi avete invitata, non potrò mancare. Abbiamo parlato di colpi di gente che è capace a farle, gente un po' come Tavi. Tavi, tu sei campione svizzero e europeo, mi hai portato le cinture che sono una sorta di trofeo, esatto. Sì. Come mai hai scelto questa disciplina? Ma diciamo che sono sempre stato attratto da sport da combattimento, appunto in particolare la Thai Box, che essendo metà thailandese mi ha sempre affascinato. Quando ho iniziato, da lì ho capito che c'era proprio una passione. Il fatto che oltre a calci, pugni e così, dietro la Thai Box c'è molto rispetto e mi aiuta molto anche al di fuori della palestra, diciamo, nella vita reale. Quando hai cominciato? Ho cominciato all'età di 15 anni e dopo 2 anni ho iniziato a combattere. E sta andando piuttosto bene, visti i risultati. Sì. Diciamo che è abbastanza soddisfacente, voglio dire. Sì, questi sono, diciamo, le soddisfazioni che ti dà lo sport, e non sono solo queste le soddisfazioni che ho avuto, cioè sono anche i singoli allenamenti, quando impari a fare una cosa così, è quella anche una soddisfazione. Allora, qualcuno che sta imparando e che sta arrivando come te, Kevin, come mai anche tu hai scelto questa via? Ma io ne ho sentito parlare in giro, ho smesso di fare calcio, mi trovo un po' spaesato con gli sport, mi guardavo un po' in giro, ho sentito parlare di un gran bene di questa palestra, ho iniziato, ho fatto le 2 lezioni di prova e l'ambiente mi ha subito colpito. Poi lo sport, man mano, per la fatica facevo un po'... era un po' titubante, però poi mi ha preso che sono sempre lì come la seconda casa. Ecco, quanti allenamenti fai o fate alla settimana? Allora, tra virgolette obbligatori, nel senso che la lezione è concentrata sulla tua classe, sono 2 a settimana, poi ci sono 5 giorni a settimana in cui puoi andare a fare allenamento libero. Spesso la gente è anche presente negli allenamenti liberi per raffinare le tecniche imparate negli allenamenti precedenti. C'è un ambiente familiare in palestra? C'è un bellissimo ambiente, molto amichevole, appunto come hai detto bene te, un ambiente familiare, perché è voluto, volutamente, comunque abbiamo sfatato questo mito della violenza, nella nostra palestra non ci sono bulli. Non ci sono bulli. Anche e poi avete anche uno slogan. Sì, abbiamo uno slogan che è Muay Thai, se posso io, puoi anche tu. Questo è rivolto a me, quindi posso anch'io, grazie, che bello. Come possono tutte le altre persone, da ragazzini a donne anche di mezza età, possiamo dire. Cioè,
senza distinzione né di sesso né di cosiddetto razza. Siamo aperti a tutti. E poi l'equipaggiamento non è, cioè non ci vuole niente di speciale, qui ci sono i guantoni, poi magari mi spieghi velocemente sì, che cos'è questo, l'ultimo questo attrezzo. In thailandese si dice pao, che significa bersaglio, ovvero in italiano colpitori, no? Serve per allenarsi, soprattutto il maestro, in questo caso appunto io tengo i pao a Tavi per un allenamento più diciamo attivo sul lato come diciamo facciamo una finta combattimento. Come si fa? Non si può stare in Ticino ovviamente per combattere, mi immagino. No. Dove si va? Il Ticino da questo punto di vista è diciamo povero, anche se sono, ogni anno ci sono delle gare o così, ma tornei e così le facciamo soprattutto in Svizzera interna ma anche in Italia, dove ci sono molte federazioni e quindi ci si iscrive a dei tornei dove si combatte e molte scuole si affrontano. Kevin, tu hai fatto il tuo primo combattimento, eri agitato, eri emozionato? Un po' di agitazione la sentivo, però poi una volta che ero sul ring o lavava la spacca, c'era dietro comunque le persone della Thai Box che mi davano la grinta, la mentalità giusta e alla fine è andato bene. Ho perso, però mi sono comunque divertito e ho fatto un buon match. Ecco, questo è importante. Cosa si può dire a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina? Allora, appunto, io dico che tante volte si fa fatica avvicinarsi a uno sport del genere, però sono delle idee che finché rimanete fuori non riuscite mai a capire. Cioè, quindi vi invito tutti, la nostra porta è sempre aperta, a entrare nella nostra palestra, anche dare un'occhiata e si sente subito l'aria familiare, come detto precedentemente.